Visto che è finito l'attuale arco narrativo di One Piece, è iniziato quello nuovo, volevo commentare Egghead, che è quello che si è appena concluso. Per come l'ho letto io e per come lo sono comprato io, è il primo arco narrativo di One Piece che leggo settimanalmente, credo, dall'inizio di Dressrosa. Perché penso che per la maggior parte del tempo un fumetto come One Piece non sia adatto ad essere letto settimanalmente. Non a caso, infatti, Dressrosa, un arco narrativo, a me l'ha fatto incredibilmente schifo per un sacco di roba, perché penso l'avessi letto in quel modo lì. Forse non reagissi adesso, tutto di seguito, tutta una singola botta, molti quei problemi andrebbero a minimizzarsi e a diventare un pochino più ignorabili, però Dressrosa era talmente prolungato e talmente dilatato e talmente rompicazzo che da quel momento io ho deciso: non mi leggerò mai più One Piece settimanalmente, perché è impossibile con questo tipo di narrazione. E penso che ne avessi avuto in realtà al 100% ragione. Ho quindi da quel punto in poi letto One Piece ogni 3-4 anni, diciamo tendenzialmente quando finivo un arco narrativo all'incirca, a spezzoni, perché era molto per me più godibile. Quindi sono letto Zoo, Whole Cake Island, Wano, Onigashima e tutto in quel modo lì, e infatti mi sono goduti come archi narrativi. Penso che probabilmente anche perché l'ho letto in quel modo lì mi sono goduti anche di più rispetto agli altri archi narrativi precedenti post time skip. Ma per Egghead ho deciso invece di fare così, leggermelo settimanalmente, per due ragioni. Uno, perché avevo paura di ricevere spoiler. Ormai One Piece è di nuovo talmente tanto popolare e famoso che è davvero difficile non ottenere spoiler a riguardo. Secondo motivo, non era neanche nei miei piani. In realtà inizialmente mi sono detto vabbè, mi leggo i primi 2 o 3 capitoli di nuovo arco narrativo e poi ritorno al mio bunker come sempre, non leggerò tra 2 o 3 anni quando finirà l'arco narrativo. E poi però ho letto un nuovo capitolo ed era godibile anche settimanalmente, e quindi sono detto ok, provo allora a leggere questo arco narrativo in questo modo qua. E sono andato avanti per l'intera durata, per circa 1 anno e mezzo, 2 anni, quello che è stato, leggendomelo ogni settimana quando usciva, e me lo sono concluso al 100%. E secondo me sarà dovuto anche dal fatto perché, come arco narrativo, Egghead è probabilmente il mio preferito post time skip. Non che ci sia una competizione esageratissima post time skip, le mie parti preferite di One Piece sono sempre state precedenti al time skip, ma è perché perché Oda ha utilizzato una forma di narrazione e un format diverso rispetto a quello che ha fatto per i precedenti 20 anni, praticamente. Ho caldo. Sto parlando di One Piece, sono già esagitato, mi devo già levare la felpa. Sappiamo tutti qual è il format base della storia degli archi narrativi di One Piece. I capelli di paglia raggiungono la città, c'è una damigella in pericolo o il paese è sotto attacco di qualche pirata o entità cattiva. Loro fanno casino in vari metodi fino a che Luffy non riesce a battere il cattivo di turno. E poi banchetto finale, tutti felici e contenti. Che bello, wow, incredibile. Un paio di capitoli di lore a fine arco narrativo e poi si ripete di nuovo per un'altra volta. Questo è il format di One Piece. E non penso che sia sbagliato, non penso che sia brutto. Anche ripetuto per 20 anni di seguito, in realtà non penso vada troppo a ripetersi e non penso diventi mai troppo pesante. Ma con l'arrivo dell'arco narrativo finale, secondo me era necessario che ci fosse un cambiamento in questo classico format. Anche perché One Piece è sempre stato un rendere il mondo più grande, introdurre sempre più misteri, creare questo world building super complesso, ma era sempre un espandere senza mai in realtà ricollegare la maggior parte della roba. C'era qualche puntino che ovviamente capivi tu eri collegato, ma non ricollegava la maggior parte della roba. Quindi c'era ovviamente, entrando nell'arco narrativo finale della storia, la preoccupazione di molte persone che Oda fosse tanto bravo a presentare misteri e rendere le cose interessanti, ma che poi non desse mai la soluzione a questi misteri qua e non ricollegasse le cose per bene. E penso che Egghead in realtà l'abbia abbastanza levato questa preoccupazione. Almeno per me lo ha fatto per la maggior parte. Perché quello che ci si aspettava potesse essere un arco narrativo leggero e veloce, con un pochino di lore e poco altro, si è rivelato essere in realtà un mix di un sacco di elementi della storia che erano stati in realtà presentati fino a 20 anni fa, letteralmente 20 anni fa. Abbiamo avuto molti più salti in giro per il mondo, presentandoci diverse situazioni di vari personaggi in giro per il mondo, non semplicemente focus tutto il tempo sui capelli di paglia nella nuova isola. C'era molto più un andare avanti e indietro, c'erano molte risposte ad alcuni misteri che abbiamo avuto da un sacco di tempo e approfondimenti di backstory e anche attuali storie dei personaggi di cui sentiamo parlare da un sacco di tempo. E secondo me è stato un incredibile primo arco narrativo per la saga finale, quella che andrà a concludere One Piece, ed è dovuto appunto da il cambio di format che ha utilizzato lui per narrare la storia. Secondo me ho seriamente sentito chiudere One Piece, sì, siamo alla saga finale, che poi ci vorranno altri probabilmente 7-8 anni di manga minimo. È un altro discorso, però siamo nella saga finale tecnicamente, siamo verso la fine. Ma possiamo andare nei dettagli e rimaniamo anche nel vago? No, ho fatto prima presentazione del mio concetto generale di quello che pensavo e poi si può andare nel dettaglio anche.
Quello comunque che ho particolarmente anche apprezzato del di Egghead come arco narrativo, il cui protagonista per la maggior parte era Dottor Vegapunk, build up che ha fatto per decine di anni letteralmente, è riuscito a dargli un payoff secondo me soddisfacente. Perché il problema di scrivere una storia con così tanti misteri, così tanto grandi, è che tu puoi creare questo mistero, la gente ci pensa per 20 anni, e poi quando riveli la risposta, molte persone dicono ah ok, va bene, e ci rimangono un pochino deluse. E penso che sia inevitabile, penso che succederà di sicuro quando anche verrà rivelato il One Piece. Però molte delle cose sono state presentate durante Egghead, secondo me non hanno avuto questo problema. Almeno personalmente non ce l'hanno avuto. Vegapunk, che è stato teasato per decine di anni come la persona più intelligente del mondo, che probabilmente conosce i misteri del mondo, che lavora per la marina, ma che contemporaneamente aveva qualche collaborazione con la rivoluzione e tutto, è stato presentato in un modo super interessante. Un po' ridondante la plotline del traditore tra i Vegapunk, perché avevamo già avuto un traditore nell'arco narrativo precedente, una plotline con un traditore nell'arco narrativo precedente. Strana come scelta, però va bene. È stato comunque interessante vedere come si sviluppava il tutto. E è stato anche figo vedere appunto come si è sviluppata l'interazione con i protagonisti con i capelli di paglia. Perché poteva essere semplicemente un cattivo di turno, o poteva essere semplicemente una persona che li aiuta senza nessuna logica e basta. E invece si è rivelato essere una trama molto più interessante, che è andata a prendere in ballo anche personaggi secondari che concettualmente pensavi non c'entrasse un cazzo, come Bonnie. Bonnie era una, se non sbaglio, delle due supernova ormai che non era stata ancora trattata in nessun modo durante la storia. L'altra è Orouge. Orouge non sappiamo ancora un cazzo. Non so se ne sapremo mai niente riguardo Orouge. Potrebbe, a mio parere, potrebbe anche dimenticarsi di chi se ne frega, onestamente. Però Bonnie sappiamo che c'è qualcosa di strano a riguardo, con il suo potere di diventare giovane e controllare l'età, eccetera. O anche con comunque la sua presenza per un attimo a Reverie. Sappiamo che c'è qualcosa di importante riguardo. La cosa che appunto sorprende è che tu ti aspetti che roba del genere dovrebbe essere trattata in un arco narrativo separatamente o in una bolla a sé stante, e invece è stata coinvolgata tutto all'interno di Egghead in un modo 100% logico, con il suo collegamento con Kuma, con la backstory di Kuma, una delle backstory che ho più apprezzato in assoluto. In qualche modo anche questo qua butta in mezzo alla storia i Gorosei, i 5 stelle, i 5 pianeti, come volete chiamarli. Che questo qua porta con sé anche la natura del mondo, il messaggio di Vegapunk e tutto. Secondo me ha funzionato veramente molto molto bene la narrativa. Gli unici difetti che ci posso trovare a riguardo è appunto, come sempre, il problema di come effettivamente Oda sta raccontando le storie adesso. Che è pagine gigantesche con 40 vignette messe a caso, spiegoni colossali e con un paneling che fa cagare al cazzo. Questo è il vero problema della narrativa attuale ed è il vero problema di tutto quello che succede, diciamo, negli ultimi 10 anni in One Piece. Appunto, secondo me la backstory di Kuma è buono per menzionarlo. La backstory di Kuma è tremenda, perché secondo me è probabilmente la più tragica e la più toccante nella storia di One Piece finora, e c'erano già un sacco di altri backstory che erano in gara per questo titolo qua. E per quanto fosse concretamente incredibile, con il fatto che deve mettere il più possibile all'interno di un episodio, di un capitolo, forse con l'obiettivo di andare il più avanti possibile per dare il più quantità di materiale possibile per anche l'anime e ogni cosa, non viene dato spazio nel modo corretto a determinate immagini, disegni e pannelli. Cioè, ci sono delle immagini nella backstory di Kuma, ci sono anche la scena di Robin durante questo arco narrativo qua, o altre immagini del genere, che vengono relegate a piccoli pannelli grandi quanto un francobollo, quando se li facessi una pagina intera o doppia pagina intera, tu ti metteresti a piangere come un bambino. Perché? Perché quello succedeva in passato. A Water 7, quando brucia la Going Merry, se quel pannello lì fosse stato grande quanto un francobollo, invece che una doppia pagina intera, un build up per l'intero momento emotivo, ci sarebbero state così tante persone che avrebbero pianto? Sicuramente no. Capisco perché faccia e debba scrivere One Piece al momento attuale così, perché deve finire la storia prima o poi, quindi non può prendersi ancora più tempo per raccontare le cose. Però è il più grosso problema di questo arco narrativo qua e degli ultimi in generale. Probabilmente anche questa cosa qua, appunto, come ha detto qualcuno recentemente, è probabilmente sensato che a qualcuno adesso possa piacere di più l'anime rispetto al manga, perché l'anime ovviamente ha più tempo di fare le cose, ha più spazio per rappresentare i vari momenti, è migliorato rispetto a quello che era in passato. Non penso sia comunque buono, perché ho visto qualche episodio dell'anime anche di recente separatamente, sono troppo lenti, c'è troppa fuffa, però posso almeno adesso capire l'opinione. In passato era incomprensibile per me, adesso posso capire l'opinione. Io aspetto The One Piece, il remake, per vedere cosa succederà con quello. Per il resto, se vogliamo pure parlare di lore specifica, oltre a narrativa e storia in generale, quello che per me è stato veramente, veramente molto figo è stato in generale la reveal del messaggio di Vegapunk alla fine dell'arco narrativo, dopo, spoiler, la sua morte.
come è stato presentato è ovviamente è stato un pochino anche fastidioso per alcune persone che dicevano, no, cazzo, ma questo messaggio continua ad andare avanti, da un sacco di capitoli va avanti. Ok, comprensibile, io non l'ho sentito come un peso onestamente. Però la reveal di lui che ha studiato il mondo, del fatto che il vecchio continente praticamente è sotto 200 metri di oceano, che si è sollevato a causa di macchine di distruzione di massa costruite dal regno antico del clan della D, e che adesso sono le mani del governo mondiale, che ne ha probabilmente preso il controllo post guerra di 800 anni fa, e che adesso stanno cercando appunto di portare avanti la guerra, e la guerra sta ancora andando avanti, e per questo sono sopra la linea rossa, e per questo stanno cercando di sviluppare la fiamma madre, e per questo sta utilizzando probabilmente Saturn, no, non Saturn, qual è il nome del Plutone? What the fuck? Roba assurda. Ok, sappiamo che il regno era scomparso, sappiamo che c'era roba del genere, ma che cazzo sapeva che il livello dell'acqua è stato 200 metri? Non è una cosetta. Ti giustifica l'intero funzionamento del mondo. Il mondo è sempre stato del tipo, ma perché è così frammentato, diviso in isole, è una forma così naturale e strana? E cazzo, abbiamo ricevuto la risposta adesso. E la cosa figa è che roba del genere non è uscita fuori dal nulla, ed è ingiustificata, ed è inaspettata. È perché sentivamo parlare di livello dell'acqua che sale sin da Water 7 e sin da Alabasta. Ma Dainese Lobby aveva le case sotto la città e lo sapevamo. Ma lì è diverso, perché Water 7 appunto è stato sempre presentato come una città che ha sempre avuto problemi con il salire dell'acqua. Però era quella singola città lì, era una zona che aveva praticamente problemi con quello. Non sapevamo che fosse tutto il mondo letteralmente. È quella la differenza. Cos'è successo? C'è talmente tanta roba. Sono contento che non abbiamo spiegato nel dettaglio come funzionano i frutti del diavolo. So che può sembrare strano, perché voglio sapere come funziona, voglio capire di più a riguardo. Però sono contento che non abbiamo avuto una spiegazione dettagliata sotto ogni punto di vista a riguardo, perché penso che sia stato un pochino, so che siamo al capitolo 1100, ma sarebbe stato presto per averla, perché penso che sia una cosa più da finale della storia vera e propria. Ecco, l'unica cosa che ho sentito la mancanza, non hanno spiegato come Vegapunk riesce a mettere i frutti del diavolo dentro gli oggetti. Ricordate che l'avevamo menzionato tipo ad Alabasta la prima volta, che Vegapunk la prossima aveva trovato un modo per far mangiare i frutti del diavolo e gli oggetti? Non sappiamo niente riguardo. Non ci hanno detto nulla riguardo. Perché? Volevo sapere una cosa di più. Volevo capire meglio com'era il processo. Con una siringa. Non ho detto con una siringa? Non mi ricordo neanche. Ma cosa ne pensi della morte vera avvenuta a fine arco? Per me è sempre fighissimo, appunto, il momento tra un arco narrativo e l'altro, quando Oda presenta quello che sta succedendo nel resto del mondo e spende un attimo di tempo per mostrarti altri eventi in giro per il mondo di One Piece. Egghead ha avuto il vantaggio, appunto, di non avere stato qua semplicemente all'inizio e alla fine. L'ha avuto anche in mezzo. E quello che ha mostrato, secondo me, è stato molto interessante. Perché vedere Kid che viene one shot da Shanks, uno, finalmente abbiamo visto fare qualcosa da Shanks, incredibile, wow, pazzesco. Due, in parte conclude la narrativa di Kid. C'è sempre la preoccupazione, appunto, ci sono talmente tanti personaggi, ma cosa succederà a tutti questi personaggi? Come andranno a finire? Onestamente figo che Kid finisce in questo modo qua. Poi potrebbe ovviamente tornare nella storia. Però figo che viene presentato in questo modo qua. Lui che di nuovo si sente troppo potente, troppo forte, il cazzo troppo grande, va da Shanks, attacca senza nessuna logica e viene one shottato. Che ha senso, perché comunque dopo un arco narrativo in cui due imperatori sono stati sconfitti, ti veniva un pochino l'idea del tipo, ah, quindi gli imperatori ormai sono fattibili, non sono così forti. E vedi immediatamente che in realtà no, stati sconfitti perché c'erano 400 persone che andavano contro di loro. Cosa fa un imperatore? Vede nel futuro, parte la velocità di un jet e ti colpisce con un singolo colpo con Haki del Re Conquistatore e ti one shot. Secondo me ci voleva, secondo me era importantissimo. Come anche l'altro lato, che era invece vedere Law contro Barba Nera, che mostrava un pochino di nuovo anche del perché Barba Nera è una minaccia. E dici, cazzo, Law comunque è fortissimo, ha fatto un sacco amato, un sacco importante, un sacco bello, eccetera, 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 eccetera. E poi vedi Barba Nera che sconfigge anche lui senza neanche troppa estrema difficoltà. O anche va ad Amazon Lily, e ok che succede un casino ad Amazon Lily con Boa, perché è fortissima Boa, e pietrifica tutti, ma anche dici, oh cazzo, in realtà Barba Nera è fortissima, c'è un motivo del perché è ancora la minaccia numero uno della, probabilmente della storia, al di fuori di Imo ovviamente. No, è perché Shanks è overlivellato, ok. Bello anche vedere finalmente in azione Garp, che dopo tutto questo tempo qua dici, ok, Roger è fortissimo, era il più forte di tutti, va bene. Però Garp è l'eroe della marina, era il, diciamo, rivale, o la persona che era l'unico in grado di gestire Roger. Ma quindi quando cazzo è forte Garp? L'abbiamo visto fare delle robe assurde in passato, però durante Marineford non ha agito, non abbiamo visto combattere seriamente. E l'abbiamo visto per la prima volta effettivamente combattere seriamente a Hachinozu. E dici, porca vacca. La cosa anche lì figo, anche appunto menzionando queste cose qua, perché stiamo finalmente vedendo anche dei personaggi che sono i più potenti della storia, molto probabilmente, sia loro sia anche i cinque pianeti, Saturn, Itan e gli altri. Un problema che hanno spesso queste storie e shonen che vanno avanti per così tanto a lungo è che si perde la logica di come funziona il combattimento nel mondo. Un ottimo esempio per me è sempre rimane Naruto. All'inizio della storia c'è Kakashi che dice, ah, il mio chakra con la mia potenza posso tanto fare 3000 falchi.
e io sono uno shinobi incredibilmente tecnico e super bravo con poteri assurdi e quindi ho il potere di tre elementi addirittura. Gli Yambo possono stato utilizzare tre elementi per poi arrivare alla fine della storia e vedere lanciare pianeti contro i personaggi e utilizzare potere infinito e non ha più un cazzo di senso tutto il world building. One Piece da questo punto di vista ancora adesso riesce a essere sensato, perché quello che veniva presentato come personaggi estremamente forti 15-20 anni fa lo sono ancora adesso, e lo sono ancora sensati in base a quello che vedevamo anche in passato. Cioè non siamo ancora arrivati a un livello di ok, i personaggi tirano fuori bombe atomiche senza nessuna ragione. Le bombe atomiche stanno tirando fuori in realtà sono contestualizzate in base a quello che abbiamo visto durante Marineford, perché noi ci ricordiamo Marineford con Barba Bianca che combatteva contro l'intera marina praticamente e aveva dei poteri fuori di testa, con poter creare terremoti, oppure con anche Mihawk che taglia l'intera onda ghiacciata causata da Aokiji, o vediamo mosse del genere, e quello che vediamo ancora adesso sono comunque paragonabili a quelle mosse lì. Siamo ancora comunque Soriyame di power level e sono comunque sensate, che non è da dare per scontato. E poi ultima cosa, momenti fighi dell'arco narrativo: introduzione dei 5 pianeti, vedere effettivamente fare qualcosa dai Gorosei, vedere anche il loro potere collegato a Imu, estremamente molto figo. Vedere anche Luffy che sta utilizzando ovviamente il Gear 5 in modo sensato e riesce a farlo funzionare, veramente molto figo. Mi sta piacendo molto come sta avvenendo gestito il Gear 5. È bello vedere le cose strane che riesce a tirare fuori e mosse creative che sta trovando Oda per utilizzare il suo potere. Sono curiosissimo di vedere cosa succederà in futuro con Vivi. Sono curioso di vedere cosa succederà con Garland? Il babbo di Shanks. Non vedo l'ora che vedremo effettivamente un flashback di God Valley. Chissà quando lo riceveremo. Ultima cosa, sto parlando da troppo tempo. Quello che ho da dire adesso è che sono preoccupato però del prossimo arco narrativo. Per quanto mi sia piaciuto un sacco Egghead, e penso sia il mio arco narrativo preferito post timeskip, ho paura comunque di ritornare allo status quo. Egghead è stato figo che cambiasse il modo di raccontare la storia e cambiasse il suo funzionamento. Spero che verrà mantenuta questa cosa qua anche con Elbaf e non avremo semplicemente un di nuovo arrivano ad Elbaf, c'è il titano cattivo, il gigante cattivo che è Loki, e quindi spendono 20 capitoli a cercare, non lo so, non avrei voglia di vedere una cosa del genere, perché penso che il modo di narrare di Oda al momento attuale con il suo paneling e tutto non possa raggiungere i picchi che riceveva, che aveva One Piece 20 anni fa, cosa che invece adesso può andare in una direzione completamente differente e ancora più, forse non più figa, però figa in modo differente con tutto il world building che ha fatto, con le risposte che può tirare fuori e con ricollegare il mondo. Questa è l'idea. Comunque, molto bello, molto figo, mi è piaciuto. La vera domanda è: Dragon servirà a qualcosa? Allora, Dragon si è messo a guardare verso ovest. E ha detto puntini e puntini. Incredibile. Peak cinema. Absolute cinema.